Adesso abbiamo risolto appunto la croce superiore. La cosa importante in questo caso è posizionare gli angoli nei punti giusti. Vale lo stesso discorso relativo alla croce, cioè che la parte bianca bianca deve essere combaciante. In questo caso però noi ci dobbiamo basare su tre facce, quindi in questo come ad esempio questo dovrebbe essere bianco, blu e arancio, perché comunque il centrale, tenete conto sempre del centrale perché quello non si sposta. Qua il centrale è blu, qua il centrale è arancio, quindi arancio, blu e bianco. Andiamo a cercare appunto il nostro cubo, cioè il nostro angolo arancio, blu e bianco. E qua gli angoli, bisogna essere attenti, ci sono delle mosse da fare particolari per posizionare gli angoli nei punti dove vogliamo. Ad esempio, ce l'abbiamo qui. Noi, se la faccia bianca è rivolta verso il basso, noi dobbiamo posizionare l'angolo nel punto in cui dobbiamo andare a posizionarlo, girare il cubo, far girare di nuovo la faccia per posizionarcelo nuovamente frontale e lo rimettiamo qui. Con questa posizione, con questa mossa cosa abbiamo fatto? Abbiamo posizionato il bianco in modo che possa essere applicato nel punto in cui vogliamo. Adesso giriamo il bianco, lo giriamo ancora per nascondere la faccia, abbassiamo questo, lo portiamo qui e risolleviamo e notiamo che abbiamo questa cosa qui. Ora lo smonto un attimino per farvi vedere un errore che non si deve fare. Se noi avessimo messo qui, molte volte potrebbe venire la tentazione di fare questo movimento per posizionarlo qui. È un movimento sbagliatissimo, perché andremmo a spostare la faccia più importante che quella della X. Quindi, ricordatevi di fare questo movimento. Il bianco deve essere posizionato in questo modo. Si posiziona così e poi si risale. È un po' come un sistema di acarrucole, cioè si sposta. Guardate, facciamo questa, un po' dell'ascensore. Si fa scendere l'ascensore, si posiziona il carico e si fa risalire l'ascensore. È un sistema molto semplice, però delle volte può generare qualche piccolo problema. Adesso dobbiamo cercare l'altro. Una cosa che vi consiglio, come vi ho detto prima, è quello di non spostare molto il cubo, non girarlo molto, perché poi perdete i punti di riferimento. Quando siete esperti e comunque lo sapete risolvere in pochissimo, vi verrà facile, ma in questo momento cercate di tenere, ad esempio noi teniamo sempre la faccia arancione e blu davanti. Quando lo muoviamo così, in modo che in ogni caso sia sempre arancione e blu. Adesso dobbiamo cercare questo. In questo caso possiamo spostarci verso l'arancione e cercare appunto il arancio, verde, bianco, che è qui. In questo caso che è qui, come si fa a spostare? Si porta giù il carico con l'ascensore, si sposta il carico, si riporta sull'ascensore, si posiziona il carico nel punto giusto, si fa scendere l'ascensore e si riposiziona il carico e si fa risalire l'ascensore. Qui abbiamo nuovamente posizionato nel modo corretto queste facce. Notate che la prima faccia sta prendendo un attimino forma. Una cosa che non vi ho detto prima è che il cubo di Rubik, ha come metodi risolutivi dei diciamo dei termini importanti da utilizzare. Uno è ad esempio superiore, frontale, destro, sinistro. E questi movimenti vengono considerati in orario, quindi come se fosse immaginatevi un orologio, senso orario, senso antiorario, frontale orario come fosse un orologio, frontale antiorario, superiore orario, superiore antiorario, idem, laterale sinistro orario, laterale sinistro antiorario. Questa al momento non la stiamo sfruttando, però a breve, quando dovremo andare a posizionare bene le altre facce, sarà una cosa che bisognerà sapere, perché il cubo di Rubik ha dei cosiddetti algoritmi, cioè dei sistemi per appunto posizionare i punti e i tasselli dove servono a noi.
E gli algoritmi sono fatti appunto da tutti questi movimenti qua. Adesso, ritornando a noi, qua ci serve un tassello verde, rosso e bianco, e ce l'abbiamo qui. È già posizionato giusto nel posto giusto, perché a questo punto noi facciamo scendere l'ascensore, mettiamo, carichiamo il carico sull'ascensore e gli facciamo salire l'ascensore. Quindi notiamo che abbiamo risolto quasi tutta la parte superiore. Una nota importante è che questo tassello qui lo posizioniamo in un secondo momento, perché ci servirà per posizionare tutte le facce, gli spigoli del secondo strato.